Dato che 5 minuti dopo l'uscita dello scorso video, uno di voi mi ha subito fatto notare che non avevo messo né il nome, né il prezzo, né il modello dei miei tutori, questa volta inizio il video dicendovi che il collare è il Liat 5.5 e la pettorina è la sua omonima Liat 5.5. Ma ancora tu? Ma mi lasci fare un video in pace? Oh, mica è colpa mia se condividiamo la stessa stanza, cioè, fate una ragione. A differenza dei tutori, il collare non nasce come sostegno per il collo, ma nasce specificatamente per prevenire gli infortuni in moto. E quindi il collare ha la funzione di proteggerci dal più classico dei colpi di frusta. Per chi non sapesse cos'è un colpo di frusta, ho preparato per voi un bellissimo disegnino, come sempre. Ma poi, cosa stai leggendo? Sto leggendo un romanzo. Il diario di una schiappa ti sembra un romanzo? Ma è in British. Ma si dice English, non British, coglione. Ok, qua ho rappresentato un omino che è stato appena lanciato dalla moto in seguito da un iSide e sta per cadere e baciare il terreno. Cioè, più che baciare, gli sta proprio saltando addosso. Vedete che lui, nell'impatto con il terreno, subisca una spinta contraria data da tanti fattori fisici che io non sono un professore di fisica e non ve li sto a spiegare, ma il risultato è che lui, dopo l'impatto, riceve una spinta contraria che gli fa muovere il collo e tutta la testa verso il petto. Questo si chiama colpo di frusta. Ma una cosa, tu nel disegno hai fatto vedere che il colpo di frusta l'ha preso posteriormente. Ma, cioè, può essere preso solo... Cioè, se io cado da un'altra parte, cosa succede? Non è più colpo di frusta? No, in base a come cadi, il colpo di frusta può essere anche laterale. Ah, non ho capito. Quando avete in mente l'acquisto di un collare dovete tenere presente che sarebbe bene e consigliato comprare anche la sua pettorina. Questo per un fatto sia di sicurezza ma soprattutto di comodità. Tenete conto che comprando sia il collare che la pettorina potete tranquillamente prendere il vostro portafoglio, aprirlo e toglierci 500 o 600, 700 euro. Porca puttana! Come ho già detto, comprare la pettorina non è obbligatorio, però può fare la differenza tra amare il collare e sentirsi comodi e coccolati, oppure odiarlo come la morte perché non riuscite a muovervi. Tenete ben presente, quando comprate il collare e la pettorina, di misurare accuratamente quello che vi chiede il sito, perché se voi avete un collare troppo largo o troppo stretto, finisce che poi lo mettete male sulla pettorina e alla fine, anche se avete speso 600-700 euro, non serve a nulla, siete scomodi e poco protetti. E adesso siamo pronti per andare in moto. Ma cosa pensi di andare in moto così a petto nudo? Ma mettiti una maglia almeno. Non ci sta. Ma come non ci sta? No, perché mettendo il collare così insieme alla pettorina, tutto solido, però non ci sta la maglia. Cioè, devo... O la metto sopra il collare, ma è bruttissima e poi rischio di strapparla. Oppure sotto il collare con sta armatura qua non ci sta. Sì, ragazzi. Abbiamo riso, scherzato, come sempre, perché sapete che su questo canale non mi piace fare le cose super serie, super dettagliate, però questa è veramente una grandissima cavolata che ha fatto Lia. Io mi chiedo come un'azienda del genere, quando pensa a due prodotti strettamente correlati che servono per proteggere il pilota e che soprattutto costano tanto, perché non è che te le regalano ste cose, è incredibile come non abbiano pensato al fatto che noi piloti mettiamo le maglie da moto. Infatti, per mettere la maglia da moto o la mettiamo sopra il collare, però tenete conto che io, mettendo delle maglie XXL, quindi la taglia più grande che c'è, ho la maglia totalmente tirata e praticamente se faccio quel minimo movimento in più la strappo, quindi non è proprio una grandissima soluzione. E poi ci sono due alternative: o andate da un sarto e vi fate allargare il collo tipo tanto così per farci entrare il collare, oppure fate come me e la tagliate. Io taglio le maglie, faccio un buco qua e uno di dietro in modo da far entrare il collare nel suo alloggiamento, perché sennò è veramente impossibile da indossare. Comunque, tralasciando questo mega difetto, vi parlo adesso della pettorina e del collare. Il collare è fatto molto bene, è molto leggero nonostante non sia la versione in carbonio, che sarebbe, se non sbaglio, il 6.5. La pinna posteriore è stata rivista e serve a praticamente dissipare l'urto sulla schiena e non proprio sulla spina dorsale, e ha un sistema sgancio rapido laterale e inoltre anche il sistema a vite normale
che in caso di infortunio che non si può sganciare lateralmente, un medico che dubito abbia un cacciavite dietro, ma comunque qualcuno svita qua e si può tranquillamente togliere il collare frontalmente. Inoltre il collare è totalmente regolabile, sia anteriormente che posteriormente ci sono dei fori su cui cambiare la posizione delle pinne in modo da adattarlo al proprio busto, diciamo. Una cosa che non vi ho ancora detto che mi sembra scontata e che penso abbiate intuito è che la pettorina ha degli alloggiamenti per le pinne ed è per questo che la maglia deve essere tagliata, perché almeno le pinne possono andare nell'alloggiamento della pettorina. Questi alloggiamenti servono per far rimanere il collare fermo e come ulteriore supporto, aggancio, chiamatelo come volete, ci sono questi cordini che vanno inseriti nel collare in modo da tenerlo più fermo. Parlando invece della pettorina, è fatta da Dio, bisogna dirlo, si è veramente in una botte di ferro. C'è una protezione davanti, c'è la protezione sulla spalla clavicola, c'è il paracostole, il parareni, integrata c'è la fascia elastica. Per chi è scomodo, il paravambracci si può togliere con una semplice cerniera, è veramente una pettorina meravigliosa. Se non fosse che c'è sempre il problema della maglia. Quindi se qualcuno ha questa pettorina e questo collare ed è riuscito a mettere una maglia senza tagliare nulla, mi faccia sapere come ha fatto, perché sto cercando la risposta da ormai quasi un anno. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia commentato, lasciate un piaciuto e seguite tutti i vostri amici. Ma io pensavo di averla detta bene.